Allora, eccoci qua. Tra 8 minuti c'è il secondo turno. Riprovo con la scacchiera. C'è stato un aggiornamento dell'applicazione. La mia speranza è che abbiano corretto l'errore. Non c'è nessuna garanzia, ma visto che tutti quelli che giocano online dovrebbero essersi accorti di questo problema, l'avranno segnalato, speriamo. Adesso provo, se no dovrò giocare di nuovo col computer. Adesso, oh Madonna. Continua a cambiare, eh. Qua mi chiede un sacco di cose che prima non c'era. Tutte cose nuove, ogni aggiornamento. Speriamo che non sia un disastro ogni volta. Sta cercando la scacchiera, per ora non la trova. Da notare che prima non c'erano tutte queste cose. E non la sta trovando tra le altre cose. Ah, mancano 7 minuti. Cioè, non è bella questa cosa di aggiornare, fare aggiornamenti che scassano tutto e fanno peggiorare le cose. Il mio avversario è un 1860-70, quindi ha un rating un po' più basso del mio. Io gioco col bianco, dovrei quindi vincere, ma è terribile essere. Qua c'è una. Lasciamo square off che sembra quasi di rinunciare, invece credo che voglia dire ok. Adesso dovrei essere collegato e speriamo che questa volta mi mandi la sfida. Oddio, qua è blu invece che verde, non so se è normale, può anche darsi che sia normale, non me lo ricordo più. Non sono sicurissimo che sia giusto, eh. Mi sembra che fosse verde quello più giusto, ma magari mi sbaglio. Comunque non c'è i LED che girano. Si chiama Espen Josh, cioè ESPN come per spagnolo, insomma, per Spanish, e Josh. E io spero che mi sfidi lui. Non è l'ora giusta, adesso si gioca alle 15. Questa volta io potevo giocare di sera, il mio avversario no, perché c'ha un fuso orario strano, meno 4 sul GMT. E quindi insomma lamentele varie, ecco, diciamo, come spesso è accaduto. Adesso andiamo a vedere se funziona, perché se no devo mettervi la scacchiera, collegarmi, avvisarlo, tutto un disastro. Aspettiamo un attimo per vedere se alle 15 arriva la sfida. Allora, adesso sarebbe le 14:59. Vediamo un po' se lui mi manda la sfida. Se no devo fare tutto col computer. E devo anche avvisarlo perché ovviamente. Ah no, sono in 14:50, 6:59. Tra poco arriva il beep di avviso che bisogna fare la sfida. Perché fra l'altro alle 15 fa un caldo bestia. Questa stanza è orientata a ovest e c'ho il sole dall'una fino alle 20. Ho tirato giù le tapparelle quasi tutto, però mi secca anche vivere nelle catacombe. Provo a sfidarlo io. Gli diamo un minuto per vedere se mi sfida lui, sperando che arrivi la sfida. Non so se devo sperarci. Oh Madonna, non sono collegato su ICS. Cazzo. Solo adesso risulto collegato, spero. Ma guarda, non mi lascia fisso su ICS. O forse questo è solo per il random game. Non capisco, lui adesso magari lì che sta cercando di sfidarmi non ci riesce. Potrei provare a vedere se lo trovo io. Ha un nome assurdo, ESPN. Merda! Sono un po' nervoso. Josh.
dov'è lei lungo? OSH. Cerchiamo. Se non lo trovo mi sa che devo fare tutto col computer ancora. Qua non trovo un accidente. Sembra che sia impostato sempre su square off invece che su recess. No, mi sa che non funziona e quindi devo rifare tutto da capo, andare col computer normale, insomma, non posso più usare la mia scacchiera, perché hanno fatto un aggiornamento del cazzo che non funziona più niente. Ammesso che lui sia online, magari si è dimenticato la partita, cioè non posso sapere niente io adesso, questo è il discorso. Non posso sapere un bel niente. Urca. Cos'è che dice? Challenger. Alessusha, ma no, che è sta cosa. Niente, non posso più giocare con la mia scacchiera, dai, quello discorso. Non si può più giocare con la scacchiera. Perché non funziona più, a meno che qua non c'è qualche altra cosa che non vedo. Lui mi ha detto che mi ha sfidato, ma a meno che non l'abbia nascosto in un modo assurdo. Grazie Fabrizio, l'ho visto solo adesso sto messaggio. Dopo ti saluto, qui è un disastro. No. Open Challenge, c'è questo Alessuha che non c'entra niente. No, ok. Si rifà tutto da capo col computer. Va bene, adesso giochiamo con il normale computer. Non posso più usare la mia scacchiera, sono molto arrabbiato, molto molto arrabbiato. Non si sa quando è che metteranno a posto questa cosa assurda. Qui dovrei anche pensare un attimo magari, e non sono sicuro, qua ad esempio sta mossa non sono sicuro che sia ideale per lui, però non so neanche se mi conviene giocare a cavallo in D5 per cosa. Dai, non facciamo stravaganze. Ah, Gesù. A6, interessante. Vabbè. Ok. Va bene, lui ha messo lì il suo alfiere. Che potrebbe dare fastidio alla lunga, in effetti. È rimasto forse un po' indietro nello sviluppo. Qua è inutile, faccio molta fatica a concentrarmi. A me piaceva giocare con la mia scacchiera, dai, quello discorso. Ma non si può. Urca. Piuttosto aggressivo, diciamo. In questi casi è meglio aprire subito il centro. Lui è ancora il re in mezzo. Vediamo un po'. La mia idea è che il suo attacco è un po' prematuro. Se io riesco a aprire il centro, il re è in mezzo. Poi posso giocare alfiere in G5, cavallo in G5, alfiere in D5. Donna F3, vabbè, non è che le faccio tutte insieme, ma potrei scatenargli un po' l'inferno contro. Adesso l'unica cosa che un po' mi preoccupa è cavallo F6, perché dopo D4 lui può giocare
e4, però dopo cavallo f in d2 questo pedone è minacciato tre volte e non lo può difendere col pedone f e diciamo neanche col pedone d5. Per cui vediamo un po' che succede. Mi dà un po' fastidio che dopo d6 mi possa inchiodare il cavallo, anche se comunque è difeso dall'alfiere, per cui la mia donna può anche spostarsi volendo. E ritorna mobile. Beh, ha fatto due mosse di pedoni laterali, che piace molto alle engine, ma è una follia in apertura. È molto indietro nei tempi di sviluppo. Bisogna vedere però se riesco a sfruttarla sta cosa, che non è sicura, fa un caldo mostruoso. Io sto ancora pensando come posso fare a risolvere quel problema, cioè dovrebbero risolverlo loro. C'è una possibilità, parlo del fatto di non poter ricevere le sfide o fare sfide, che le impostazioni sono tutte cambiate e magari adesso c'è qualche menu, sottomenu, in cui gli devo dire mandami le sfide di licesse, non di square off, perché c'è una specie, ecco, questo lo immaginavo. Allora, qui il discorso è, io volevo fare D4, no? E lo posso fare. Lui però probabilmente fa alfiere in G4, che creerebbe qualche problemino. Io comunque dopo posso spostare la donna, ma dove? Non vorrei che si creasse una situazione un po' fastidiosa. Eppure D4 qua ci sta bene, è inutile. Parlando di D4, alfiere in G4, H3 però dopo magari E4, tac, lì tac, gli apro la colonna che non è il massimo. H3 prima non mi piace proprio, anche se di per sé potrebbe anche andare, perché in effetti non è che me lo può minacciare tanto facilmente. Due volte, sì, mettendo la regina davanti, ma non conta. H3, io seguo il mio istinto. D4 è meglio, anche se alfiere in G4 mi dà un po' fastidio. Potrei anche andare in A4 con la donna. In A4 nel senso di inchiodare questo cavallo e poi spostando il cavallo avremo un doppio controllo qua. Ovviamente non avevo più il massimo perché può giocare alfiere in D7, ma prima ha giocato alfiere in G4. Bisogna vedere un po' che succede qua. La situazione si sta un po' incasinando. Ecco, alfiere in G4 la immaginavo abbastanza in effetti. E qua ci sono varianti un po' complicatucce da analizzare. Donna A4, tolgo un controllo qua. Però questo cavallo è inchiodato adesso. Fare prima il cambio non mi sembra il caso, lui gioca così e ho dei problemi. Oddio, ho dei problemi. Non tantissimo, perché... no, però... Dima in G5, cavallo in E5, donna a 4, scacco. Il mio cavallo non è più inchiodato. Però lui potrebbe giocare alfiere in D7. E vabbè, a quel punto posso giocare anche donna in C2, no, ci sarebbe anche questo pedone C4 inchiodato. E ci sono un po' di problemini qua e là. Donna A4, cattura. Se cattura così, io posso catturare di cavallo. Però, questo è inchiodato, sì. B5, catturo. E lo difenderei con la donna a sto punto, però c'è anche l'alfiere qua. E che situazione incasinata. Piuttosto incasinata. D5 non mi piace, io lo voglio aprire il centro, non chiuderlo. Potrei giocare la mossa un po' stranuccia, devo dire, donna in D3.
nel senso che se lui gioca una mossa istintiva come cavallo in b4, donna e4, minaccia il pedone in b7 e l'alfiere. E diciamo che minaccia anche sto pedone perché ha minacciato due volte, il cavallo si sarebbe spostato. Donna in d3. Non sono sicurissimo, ma vediamo un po'. Se gioca b5 io posso fare c mangia b5 e guadagno un pedone teoricamente, anche se in questa situazione ci sono altre cose a cui guardare. È una situazione un po' incasinata. Lui cattura in anticipo. Così a occhio mi sembra un errore, ma magari mi sbaglio io. Vediamo un po' chi ha ragione. Perché adesso il suo cavallo è in una situazione un po' critica. Ah, lui fa così e basta. Forse perché pensa che dopo mi cattura quel cavallo lì. Pensiamoci un attimo a sto punto. Comunque di certo lui non è che me lo possa catturare perché è inchiodato il cavallo. Se io catturo prima, scacco, non può ignorarlo. Catturo, catturo con scacco. Diciamo che metto in mezzo la donna. Per guadagno di tempo. Ah no, potrei fare un'altra cosa. Donna e4 scacco. E poi potrei difendere questo pedone. Perché adesso ho un pedone in più, in effetti. Per un attimo, dopo E mangia D4, lui non può giocare né B5 e né cavallo mangia. E io posso anche fare torre 8 scacco. Santo cielo, qua sarebbe il caso di calcolare un po' meglio. Alfiere in C6. Tac, tac, e già qui ho riguadagnato il pedone, scacco. Lui non può fare donna in d7, se no perde la torre. Quindi dovrebbe muovere il re, che non è una bella situazione per lui. Potrebbe muovere il re. Poi recupera questo pedone qua, in teoria. Invece con altre varianti, E mangia D4, che ha di bello che mantiene la tensione sul cavallo, che è problematico per lui, però lui può risolvere con donna in D7 a questo punto. Io però potrei fare torre 8 e 1 scacco, cavallo in E7, e forse non ci guadagno molto. Quasi quasi meglio. Dai, non fate sti casini. Alfiere in C6, tac, scacco, deve muovere il re. Poi in teoria potrei giocare cavallo in D5 minacciando due volte questo. Dovrei pensarci di più, ma sono stanco e fa caldo. Qui, vabbè, io catturo con scacco, è bello, no? Lui ha già capito che deve andare lì, ok. La posizione del suo re non è bellissima, però qua siamo pari. Interessante, io ho il cavallo inchiodato, cioè inchiodato, cosato momentaneamente. Dunque. Cavallo in D5 potrebbe giocare cavallo in E7. Posso catturare, lui cattura. C'è una semplificazione in generale che non credo che mi porterebbe un grande aiuto. Però il suo re è messo un po' male. Ma io non riesco a mobilitare bene i pezzi, forse. Ah, però un attimo. Teoricamente potrei catturare questo pedone, ma ho c'è il cavallo minacciato.
Vediamo un po'. Cavallo in D5. Ah, però c'è una combinazione un po' complicatuccia. E mangia D4, alfiere in D4. Cavallo in D5, cavallo in E7, cattura il cavallo. Non può cattura di donna, perde la torre. Cattura di re, donna E4, scacco e minaccia l'alfiere. Dite che funziona? C'è solo un modo per scoprirlo, si prova. Si fa un piccolo tentativo. Urca. Questa è strana forte, secondo me. Lui lascia perdere tutta la faccenda dei pedoni e si concentra solo su aprire la colonna. Vedete, qua c'è una combinazione piccolina ma carina. Se io gioco alfiere in G5, minaccio la donna, sembra un suicidio, ma se lui mi cattura, io catturo la torre con scacco. E diciamo che dopo dovrei catturare anche l'alfiere. Alfiere in G5. Se invece gioca cavallo F6, alfiere H4 e mi sono catturato quello. Però se gioca cavallo in E7, beh, gioca cavallo in E7 e si ritorna alla variante di prima. Catturo, deve catturare di re e adesso faccio attivo già le torri. Torre, scacco. Oppure andare avanti col piano di prima, cavallo in D5. Se cavallo qua, tac tac tac, scacco. Alfiere in G5 devo dire che mi piace un po', però non sono così sicuro che vada bene. Però un attimo. No. Aspetta che penso. Beh, alfiere in G5. No, voglio dire, se io catturo invece... No, perché lui cattura ovviamente di torre. Io potrei giocare alfiere in G5. E lui non può catturare con la donna. Ah no, può catturare con la donna perché mi dà scacco, mannaggia. Bisogna stare attenti qua. Si possono creare dei gran bei casini se ci si sbaglia. Io ho un pedone in più per ora. Potrei cristallizzare il vantaggio del pedone. Alfiere in G5, F6, alfiere H4 e G5, a questo punto però lo perdo l'alfiere. Per cui non è un'idea così buona. Ah, oltretutto dopo la cattura lui catturerebbe il pedone con scacco. Potrei cristallizzare il vantaggio e basta. Con alfiere in E3 per esempio. La mossa donna E4 è strana. Donna F3, nel senso di tac, ma dopo cattura con scacco. Alfiere in E3, mossa prudente che mi mantiene il pedone di vantaggio. Lui cattura, io catturo di pedone, metto sotto pressione questo un po'. Però lui ha un po' un attacco dopo. Anche se comunque finché ha sempre la torre qua minacciata non può fare così tanto. Scatturo, cattura di torre. No, perché poi c'è torre in G4. Alfiere in G5, F6, tac, cattura qua. Non va bene. Facciamo una mossa di sviluppo prudente, qui però sta un po' attaccando sul mio rocco, questo non è che mi piaccia molto. Ha un pedone in più, ma lui ha un po' un attacco in effetti, cosa che non mi piace molto. Qua adesso incomincia anche lui a portare fuori i pezzi, giustamente. Lui adesso diciamo che minaccia G4, cavallo in G4. Donna F3, rimango a minacciargli la torre, che è sempre una bella cosa. Minaccio poi alfiere in G5 sul cavallo inchiodato. Diciamo che donna F3 mi piace abbastanza. Deve anche restare in zona
perché devo assolutamente proteggere il mio arrocco, che è sotto un certo attacco, devo dire. Ah, donna in C8. Progetta di andare in H3. Andare in H3 e regalarmi la torre con scacco. E dopo che si sposta cattura anche l'altra torre. Ha avuto questo progetto. Sarei contento se lo facesse, cazzarola. Una pacchia. Io proteggo queste perché poi voglio muovere il mio alfiere. E si super proteggono i punti deboli. Porca. Oh. Questa è un po' strana. Ma magari è anche giusta, eh. La donna sta difendendo il cavallo. Ah, questa è venendo fuori una combinazione interessante, forse. Potrebbe minacciare cavallo catturo, cattura con scacco, di scoperta anche. Io catturo e lui può venire qua con la donna con la torre. È una bella combinazione, un po' complicatina. E non mi piace quando fa robe così complicate. Da notare che la donna però è ancora lì che sta proteggendo la torre, per cui tac, però se lo fa con scacco è un problema. Catturo, tac, no, in effetti ha ragione lui in quel senso. Non vorrei che giocasse combinazioni un po' troppo fighe, francamente, perché tra i tanti cheater, quello che avevo dimenticato di citare, è quella singhiozzo, cioè che un po' gioca mosse lui e poi quando è in difficoltà tira fuori l'engine e fa mosse fantastiche. Prima ha perso il pedone in modo non troppo lusinghiero, adesso sta preparando una combinazione che è veramente super tosta. Alla fine forse il meglio sarebbe difendere questo pedone con la donna, al che può giocare H3. Però H3 creerebbe un blocco qui, per cui dopo tornando qua la combinazione non funziona più, perché non può venire qua con la torre con la donna. È una situazione un po' bruttina, eh. Alfiere in G5, ma non è buono alfiere in G5. Donna G2. Ah, santo cielo. Sì, per assurdo, sta usando un engine, mi sa che perderò. Se non usa un engine, non sono sicuro che sia possibile forzare qua l'attacco, anche se è un attacco inquietante. A sto punto mi andrebbe bene se lui si accontentasse di giocare cavallo mangiare 3, così io catturo di pedone, apro la colonna sull'F7. Altre mosse strane, tipo... Ah, vedi però. Dopo questa... Io ho questo pedone debole. Se catturo così, lui può venire addirittura qua con la torre. E io dovrei scappare. È un attacco bello forte. Vediamo un po' che cosa fa, dai. Può darsi che questo torneo sia tutto un disastro dall'inizio alla fine, magari. Finché mi fanno giocare sempre senza la mia bella scacchiera. È di pomeriggio. Vediamo. Così libera la donna. Ok. Sì, diciamo che gioca in modo abbastanza precisino. Forse un po' troppo precisino, eh. Ma vabbè. H3. H3 lo obbligherei a catturare subito. Dopo però lui cattura qua e poi questo pedone cade.
H3, cavallo E3, F3, donna H3, mi sposta e minaccio matto. Non è un granché. Qui c'è questo pedone che ha minacciato tra le altre cose. Con guadagno di tempo si è liberata la donna, che quindi può andare a attaccare. È una situazione un po' bruttina, in effetti. Gioco un po' troppo bene, abbiate pazienza se lo dico, ma è un po' vistosa la cosa che dopo la prima fase d'apertura giocata maluccio, adesso mi sembra che stia infilando una mossa fantastica dietro l'altra, ma vediamo. Magari mi sbaglio io. Sì, questo è quel problema che dicevo, no? Che lui dopo può andare lì. Se invece, no, io non posso catturare col pedone F perché mi perdo l'alfiere. Vediamo che cosa è escogitato, una variante fantastica. Oh cavolo. Purtroppo, no, purtroppo sta giocando molto bene queste cose qui. E quando succede che si gioca così bene non c'è niente da fare. In pratica lui adesso minaccia di raddoppiare i pezzi pesanti qua e non ho niente che posso impedirlo, insomma non posso impedire in nessun modo. Non arrivo in tempo, ecco. Sarebbe bello riuscire a coinvolgere questo cavallo nella difesa. Ma non è così facile. Però un attimo, no, non posso adesso io muovere il pedone F, il mio alfiere è minacciato, è una situazione molto critica. Cavallo in D5. Si direbbe una variante quasi perfetta di scaccomatto e cose di questo tipo. Dovrò fargli un sacco di complimenti, però ho molti dubbi veramente. L'apertura l'ha giocata maluccio, adesso sta giocando come una engine. Poi vedrò nell'analisi se davvero le sue mosse sono tutte perfette per l'attacco o è una mia impressione. Lui minaccia di andare qua. E che cosa minaccia? Qui è ancora difeso. Qui può andarci già adesso con la torre, quindi torre, io devo scappare qua, donna. E sì, in effetti alla fine vincerebbe così. Non lo so. Potrei lasciare lo spazio al re per scappare, tipo torre F1, difendo di nuovo questo e dopo potrei fare F3. Ma è una situazione che mi sembra disperata. E qui, come immaginavo, mi crea una situazione molto opprimente. Io potrei qui in teoria giocare donna E4, che però non so se serve a qualcosa perché poi lui raddoppia qua sulla colonna. Santo cielo, potrei riuscire a scappare fuori col re, che era la mia idea originale. Però dove vado adesso con la donna? Ah, per un attimo, se io vado donna in F in D5, impedisco donna H5, però lui può fare donna H7. E dopo potrei scappare fuori di qua. Mi sembra una situazione piuttosto disperatuccia, devo dire. Cos'altro posso fare? In F3 non posso andare, in E4 non posso, in C6 non ci sto a fare niente. Donna F1 è un suicidio, dopo donna H5 mi minaccia scacco, eh? Donna, potrei anche donna in E4 in teoria, ma non vedo miglioramenti, francamente. Se non quello di minacciare anche il cavallo. Ma il cavallo comunque è difeso dopo donna H5. Dopo donna in D5 lui raddoppia in H7. Io scappo. Io pateticamente scappo col re.
È una roba, ho anche poco tempo, mannaggia. Ora che ci penso, ah, vabbè, può giocare cavalli in E3, cattura i cavalli in E3, non posso catturare la donna perché il cavallo minaccia di difendere la donna. Oh, porca vacca, mi sa che sono fregato. Porca vacca, porca vacca, porca vacca, dopo cavalli in E3 sono fregato. Perché se ricatturo la donna perdo un pezzo, se catturo di pedone mi dà scaccomatto in F2, ma porco schifo. Questo succede quando non si pensa bene. Quando non si pensa per niente bene. Cavallo mangia E3, sono fregato. Ah, però un attimo, la torre resterebbe in difesa. Cavallo in E3, cattura la donna, lui mi ricattura, ma io catturo la torre. Aspetta che per puro caso forse mi sono salvato, ma adesso qui lui può catturare in F2, però io potrei catturare la donna, che è già una bella cosa poter. Che casino. Porca. Che cosa vuol fare adesso? Non capisco mica sta mossa. Questa mossa che significa? Cosa minaccia adesso? Non capisco. Ah, forse minaccia semplicemente cavallo in E3 e se io. Vabbè, se lui fa cavallo in E3, io a sto punto gli catturo la torre. Lui mi cattura questa e io ricatturo. Santo cielo. F3. F3, se sposta il cavallo, cattura la torre. Però lui cattura qua, io catturo qua, lui cattura, lui catturo. Boh, anche F3 potrebbe andare bene, tutto sommato. Dovrei riuscire a rendere un po' più solida la mia posizione. Ma la situazione è un po' brutta. F3 mi sembra pericolosa. Sarebbe per guadagnare un cavallo, ma non è vero, o sì? No, perché lui cattura, io catturo, catturo, catturo. Oh, santo cielo. Questa minaccia qua ha tre pezzi puntati su F2. Però è interessante che da F6 lui non può andare né in H6 né in Beh, H4 di sicuro. Oh, Gesù, manca poco tempo. Se io riesco a rintuzzare la minaccia su F2, lui non può raddoppiare sulla colonna H, poi dopo io posso giocare cavallo E4 e faccio entrare in gioco anche il mio cavallo. Sono in una situazione un po' critica. Non mi ero neanche accorto. E adesso che faccio? Adesso. Ah, ma proprio come uno stupido, non c'è neanche pensato che toglievo la difesa. Io pensavo di proteggere dalla donna e invece ho tolto la difesa completamente. Cavolicchio. Però un attimo, adesso con cavallo in E4 io minaccio sia la donna che la torre. Porca vacca, non ho neanche tempo. Minaccio la donna e la torre. Lui non può con la donna andare a raddoppiare qua. Non ho proprio tempo per pensare. Qua si gioca tutto blitz all'ultima parte, chissà che pasticci vengono fuori. Il cavallo è entrato in gioco. Adesso qua è un casino, ma mi fa molto piacere che la donna, non credo, la donna nera possa entrare contro il re rapidamente. G5, vabbè, adesso la donna è minacciata, non si può. Che cosa può fare? Donna in G6. Però io a questo punto gli catturo la torre. Per poi giocare, vabbè, se si fa catturare la torre. Potrei anche vincere io, ma che casino sta partita che è venuta fuori. Adesso ci sono il rischio di intermedie, tipo C6, però vabbè, catturo con scacco, anzi, catturo la donna, lui mi cattura, che mi frega, io ricatturo, ho guadagnato un altro pedone. Sì, però è meglio catturare sta torre in effetti. Vabbè, vediamo, dai, comunque posso catturare con scacco di donna e poi anche di alfiere dopo lo scambio. Vediamo. Che partita. L'analisi era molto interessante perché io non capisco bene
come è riuscito lui ad avere un attacco così forte quando mi sembrava di essermi difeso normalmente, no? È per quello che mi è venuto il dubbio, perché contro l'engine, anche se tu stai attento, ti trovi in una situazione disperata. Ma a volte può succedere anche con giocatori bravi, ovviamente. Anche se lui ha un rating più basso del mio, e comunque non è bassissimo, per cui può essere bravo. Adesso però credo che sia un po' incasinato, perché il mio cavallo è tornato in gioco e la minaccia di donna e torre è un po' problematica per lui. Strane varianti, tipo cavallo in E3, che minaccia la donna, se cattura, però perde il pedone, il cavallo e basta. Vediamo un po' che cosa dice, dai. Però vedete che è utile portare in gioco tutti i pezzi? Perché alla fine lui questi due pezzi li usa pochissimo. L'alfiere potenzialmente ha una pressione qua. La torre nera batte sul duro. Io qua invece ho tutti i miei pezzi, a parte questa torre che è solo difensiva, ora tutti i miei pezzi sono qui a difendere il re e un po' a contrattaccare anche. Ho qualche speranziella, devo dire. È curioso che alla fine recupero nel blitz dopo essere passato in svantaggio, perché prima secondo me, io non lo so, ma secondo me lui aveva qualche variante per darmi scacco matto, o quantomeno raddoppiava sulla colonna H, mi faceva scappare, ma era una situazione disperata, il re che cerca di scappare con tutti questi pezzi qua attaccati. Non credo che ne sia riuscito bene. Vediamo che cosa fa adesso. Ah beh, adesso può ovviamente catturare l'alfiere a sto punto. No, se cattura l'alfiere li cattura la donna. Non ha molte scelte, in effetti. Non sembra che abbia una mossa proprio bella bella. Si direbbe di no. Mosse molto strane, alfiere in D4. Se io catturo di donna, mi cattura un pedone, guadagna due pedoni per l'alfiere. Non so. Urca! Ha abbandonato, wow! Va bene, ho vinto. E dovrei essere tornato sul 2000, che guardo anche un po' il rating ogni tanto. Che partita, ragazzi! Sentite, adesso io chiudo tutto perché sto morendo dal caldo, dopo facciamo l'analisi. A dopo! Allora, eccoci qua l'analisi. Devo notare che la partita è breve e le mosse sono poco più di 20, 23 mosse, però è stata molto incasinata. Qua vediamo il grafico, incominciamo a vedere il grafico. Il bianco è sopra, io sono in bianco, sono stato quasi sempre in vantaggio, che il mio vantaggio è cresciuto. Poi ho avuto un crollo e lì, quando attaccavo il mio arrocco, ero in svantaggio. Poi ho recuperato. Sono molto curioso di vedere gli errori vari che ci sono stati. Allora, C4, E5, qua è apertura, alfiere in C5 lui gioca. Alfiere in G2, poi A6, lui gioca queste mosse che così non sono di sviluppo, diciamo, secondo me non sono state buone per lui. Cavallo F3, alfiere in E7 addirittura muove seconda volta il pezzo, e io difatti non tantissimo, ma il mio vantaggio un pochino aumenta. Arrocco corto, H5, ecco, H5 è una mossa strana, ma non viene considerata buona nemmeno da Stockfish, eccezionalmente. Difatti io vado a più 0,99, quasi un pedone, mentre invece con D6 restava più livellato. Adesso gioco E3, che era piano giusto. Voleva anche Stockfish. Adesso sono un pedone e mezzo teorico di vantaggio. Lui gioca D6, io gioco D4 e invece era meglio B4. Queste sono stravaganze dell'engine che proprio non riesco a capire. B4, gli regalo un pedone, ma che serve? Dai, tanto per farci una risata, guardiamo cos'è che viene fuori con B4. E dopo? Ah, lui non mi cattura il pedone, si vive in un universo parallelo. Sì, scusa, ma io però mi chiedo, e se lui me lo cattura? Dopo gioco donna 4, ma lui gioca cavallo in C6, vediamo un attimo, dai.
che le varianti dell'engine sono così strane che mi incuriosiscono. Io che cosa gioco a questo punto? Cavallo in B4, gioco D4, ho regalato un pedone. Lui si immagina H4 e vabbè, io catturo, lui rinuncia a prenderlo perché sennò perde l'arrocco. Sono varianti che io chiamo di fantasia, non sarebbe mai accaduto in partita questo. Comunque, vabbè. Io gioco più prosaicamente D4, lui gioca alfiere in G4. Io donna 4, che ci avevo pensato, invece non era buona. H3, vi ricordate che avevo pensato magari meglio H3, eccetera. Invece no, ho giocato donna 4, che non era così buona. Anche se comunque rimango in vantaggio. Lui gioca alfiere F3 che è brutta e me l'immaginavo difatti. Io catturo, adesso è il mio vantaggio, qua c'è l'elicottero, vabbè, ma a terra è in salotto tra poco. C'è un vantaggio di 1,83. Poi lui cattura, io giustamente prima catturo, catturo, scacco. Lui gioca a rene F8, giusto che io ricatturi, e qui sono a quasi due pedoni di vantaggio. Lui gioca H4, che è un po' strana. Io difatti immaginavo cavallo in E7. E a questo punto il mio vantaggio è addirittura di 2,7 pedoni, cioè in realtà un pedone solo di vantaggio vero. Alfiere in E3, che era un po' passiva, è brutta. Guardate, alfiere in G5, che ci avevo pensato, invece andava bene. Ma io avevo calcolato che poi andava male. Vediamo perché il mio calcolo è sbagliato. F6. Ah, adesso io non catturo il pedone, ma bensì gioco la incredibile. Gesù, che mosse! L'incredibile cavallo in D5 e mi lascio ciurlare l'alfiere. Signore e signori, ecco a voi Stockfish, il re dei passi. Lui poi va, immagina a far questo. Senti, fammi capire le cose a me che sono dilettante. Perché lui non mi può catturare l'alfiere e essere felice di aver guadagnato un pezzo? Qual è la trappola meravigliosa che io posso attuare? Lui cattura, io catturo in C7, questo è un grosso problema per lui perché? Ah, perché minaccio la torre e la mossa dopo minaccio cavallo E6 scacco e minaccio la donna. Hai capito, lui difatti non ricattura ma muove il re e io gli cattura la torre. Va bene, questa l'avrei potuta anche calcolare pensandoci, ma non ci ho pensato. Andiamo avanti, ho giocato alfiere in E3, comunque rimango in un bel vantaggio. Quando è che succede che il mio vantaggio viene distrutto? Donna F3 già non è un granché, donna in C8, lui. Torre in D1 ancora va bene. Lui gioca cavallo in G4, che secondo me era una mossa molto bella, invece è un errore clamoroso. Vedete? Più 3,23, il mio massimo vantaggio. Ma perché? Che cosa dovevo fare per avere questa cosa meravigliosa? Io gioco donna in G2, che è un errore pazzesco. Da 3 unità di pedoni teoriche a 0. H3 dovevo giocare, ci avevo anche pensato. Ma dopo lo scambio. Ah, perché dopo lo scambio a cattura di pedone minaccio il matto in F7, già incomincio a capire, ma andiamo a vedere meglio. H3, se lui cattura, io catturo, sto minacciando il matto in F7, per cui la mossa tipo donna mangia H3 non si può fare, che io avevo visto. Lui deve pensare a difendere lo scacco matto e io sono a posto. Ok, sarà colpa del caldo, ma un sacco di cose non le ho viste. Lui gioca torre in B8 che a me sembrava bellissima e invece non era così bella, era meglio H mangia G3. Io gioco B3 perché non volevo che mi catturasse il mio pedino, ma la Stockfish dice: ma che ti frega, lasciati catturare tutti i pedoni che vuole. Lo so, dovevo invece giocare H3, costringendolo a cambiare. Ah, e dopo difendevo il pedone di scoperta con la cattura, cioè. Capito? H3, cavallo mangia 3, F mangia 3, adesso la donna difende il pedone B2. Ma io queste cose non le calcolo quando fa caldo. Quando è freddo sì. Comunque gioco B3 e adesso è in vantaggio lui, guardate, meno 0,98. Ok, difatti sono nelle peste.
Lui gioca a cammino di 3, anch'io devo farlo. Donna F5, che non è male, ma non è la migliore. Qui adesso io sono disperato, e che cosa faccio? Gioco torre F in E1, mossa disperata che fa scappare il re se raddoppia i pezzi pesanti sulla colonna H. Lui gioca torre H2, che però non è la migliore, hai capito? Era meglio torre in E8, che in effetti sì, mi bloccava questa colonna, per cui dopo il mio re quando finisce qua si trova in una situazione disperata. Per fortuna gioca torre H2, io a questo punto devo scappare. Faccio bene ad andare in D5, non è che avessi molte scelte. E qui lui gioca l'erroraccio, perché gioca donna F6. In effetti, giocando donna H7 raddoppiava i pezzi, non ho capito perché non l'abbia fatto, un errore. Donna F6, qua guardate, alfiere F4 è giusta. Alfiere F4 è giusta, io volevo che la donna non mi controllasse sto pedone, non volevo attacchi da matto sul pedone F2. Lui qua commette un errore, che è proprio un errore grosso, non si accorge del doppio di cavallo, cattura, io faccio cavallo in E4. E lui praticamente è disperato. Qua non capisco perché qua fa vedere donna H5 che non c'è mai stata. Fammi vedere. Dove se l'immagina donna H5? Ma guarda che strano. Ah no, che stupido, donna H5. Ah, nel senso che invece di giocare cavallo in E4 dovevo giocare donna H5, perché? Mi sembra molto strano che sia migliore. Fammi vedere per curiosità. Donna H5 è ancora meglio, e perché? Perché, ah, minaccia lo scacco matto in H8 addirittura, perché questa colonna è occupata dalla mia torre. E lui è molto in difficoltà a sto punto. E poi gli cattura il cavallo. Ma per me cavallo in E4 era più bella. Fammi vedere, dai, G5. Ah, adesso cavallo in E4. Ah, ho capito, vabbè. Vabbè, insomma, queste varianti non è che io posso pensarle. Comunque avete visto la partita. Ho giocato benino in apertura, poi mi sono incasinato quando ho attaccato il mio arrocco e poi abbiamo sbagliato un po' tutto in quella fase, vedete, quella fase in cui io pensavo che lui fosse perfetto, questa qua. In realtà le mosse rosse anche lui ha commesso svariati errori. E dopo ha commesso quello più grande, per cui vabbè, ho vinto e sono contento. La partita non la considero entusiasmante. Ma almeno sono riuscito a vincere, adesso sono a un punto in due partite. Al terzo turno chissà se potrò usare la mia scacchiera, non so proprio come potrei fare. Proverò a esplorare la nuova applicazione per vedere se c'è qualche trucco, qualche cosa tipo fammi giocare sugli chess. Vedremo se lo scopro. Adesso comunque io ho caldo, c'ho caldo. Vi ringrazio per chi ha seguito la partita e vi dico alla prossima. Alla prossima!